La battaglia è stata piena di asprezze con il gruppo del Partito Popolare contrapposto a socialisti e liberali. Ma alla fine la relazione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione Europea è stata approvata con 360 voti favorevoli, 291 contrari e 58 astenuti. L'Unione si considera a giusto titolo un primatista planetario dei diritti umani e dei diritti civili e potrebbe sembrare strano un così serrato confronto su questioni che dal punto di vista valoriale sono ampiamente condivise. Il problema è il sesso. Mentre sono ormai pressoché del tutto scomparse in Europa le discriminazioni basate sulla razza, la fede e le convinzioni politiche, permangono e crescono in virulenza quelle basate sul sesso e sull'orientamento sessuale. Nell'impostazione data alla relazione dalla pentastellata Laura Ferrara, una giovane eurodeputata molto competente in materia, va ricompreso nel campo dei diritti umani il diritto alla salute sessuale e riproduttiva, che si traduce anche in educazione sessuale a scuola e in diritto di accesso alla contraccezione, così come va ritenuto un diritto umano quello delle coppie omosessuali a ricevere forme di tutela come il matrimonio paritario o le unioni civili. Elementi non nuovi nelle decisioni del Parlamento europeo, che suonano di monito a paesi che, come l'Italia, non hanno leggi del genere. Popolari e conservatori ritengono però che questi temi vadano lasciati alla sovranità degli Stati. L'aspetto più rilevante e innovativo del rapporto Ferrara è però il legame che può crearsi fra politiche di austerità, con conseguenti tagli alla spesa pubblica, e violazione di diritti fondamentali, come quello alla salute. Lo conferma ai nostri microfoni la soddisfatta relatrice. Onorevole Ferrara, l'Aula di Strasburgo ha appena votato favorevolmente il suo rapporto sui diritti umani nell'Unione. Soddisfatta? Sì, fortemente soddisfatta, una grandissima soddisfazione, c'è stato un buon lavoro di gruppo, un buon lavoro di squadra anche con altri gruppi politici. La soddisfazione sta nel fatto che finalmente è stato approvato un nuovo meccanismo di tutela dei diritti fondamentali che mira a prevenire le violazioni dei diritti fondamentali piuttosto che intervenire ex post quando appunto il danno è stato fatto. Il nuovo meccanismo consisterà nel monitorare paese per paese lo stato di tutela dei diritti fondamentali, individuare a cura della Commissione degli indicatori chiari e obiettivi sulla base dei quali valutare lo stato di tutela dei diritti fondamentali nei singoli Stati membri, e ad esempio si potrebbe fare riferimento in questo ai criteri di Copenaghen, ovvero a quei criteri che vengono richiesti agli Stati prima della loro adesione all'Unione Europea. Bene, continuare a mantenere questi stessi criteri anche per i Paesi ormai membri dell'Unione Europea potrebbe essere già un primo passo in avanti. E poi ancora la creazione di un database per raccogliere tutte le informazioni, un potenziamento dell'Agenzia per i diritti fondamentali in modo che si sfruttino appieno queste risorse di cui l'Unione Europea si dota e dunque avere un quadro molto più chiaro di ciò che accade paese per paese. L'Italia è in zona scudetto, in zona UEFA, in zona retrocessione? Ma l'Italia, come molti altri paesi, ha molto da fare. Sono molte cose che sicuramente vanno bene, che garantiscono una tutela dei diritti fondamentali, su molte altre c'è ancora tanto da fare, ne è la testimonianza le diverse procedure di infrazione che sono state combinate al nostro paese. Ma no, ripeto, non è un problema solo italiano, è un problema che riguarda tutti gli Stati membri, chi per un motivo, chi per un altro. Faccio riferimento alla tutela del diritto di informazione, piuttosto che alla tutela delle lavoratrici madri, alla tutela dei minori, alla tutela dei cittadini rispetto alle violazioni che arrivano dalla criminalità organizzata e dalla corruzione, alla tutela dei cittadini europei per l'approvazione di misure di austerità, di politiche dell'Unione Europea anche in campo economico che vanno a ledere i diritti fondamentali. Anche su questo noi abbiamo chiesto una verifica sia ex ante sia ex post in modo tale che si capisca quali ricadute possano avere sui diritti economici e sui diritti sociali.